Buongiorno a tutti, sono Romano Gerbor di Saint-Pierre, allevatore, candidato numero 30 come indipendente in questa lista. Ho deciso di candidarmi e ringrazio l'opportunità che mi è stata data perché non basta solo vivere di lavoro, bisogna anche interessarsi poi come viene amministrato questo lavoro. In una regione in cui la democrazia viene abbastanza limitata, dove si è liberi di correre in un recinto, ho deciso di metterci la faccia, di aprirmi un piccolo varco. Metterci la faccia, il mio impegno, darò il meglio del meglio che ho per difendere le problematiche degli agricoltori, ma non solo, anche altre problematiche che mi stanno a cuore, che sono molto interdipendenti e che sono a cuore in questo programma di questo partito. Parlerò di lavoro, di lotta alla povertà, di rispetto massimo del bene pubblico e dei soldi pubblici e di agricoltura. Il lavoro oggi manca sempre di più ed era già sancito nella Costituzione il diritto al lavoro e la necessità di lavorare tutti per la salvaguardia della Repubblica stessa. Il lavoro oggi manca sempre di più, l'agricoltura può offrire una grossa possibilità di lavoro, però è mal gestita in regione. Il lavoro che non c'è porta alla povertà. La povertà è un cancro della società, è un male che si espande sempre di più. Basta avere un povero o due nella società perché questa malattia possa espandersi a macchia d'olio. Quindi bisogna batterla, bisogna dare qualche aiuto alle famiglie che non ce la fanno più, bisogna sostenere i lavoratori che perdono il lavoro loro malgrado o quelli che non l'hanno mai trovato. Quindi mi batterò per questo. Non solo bisogna usare soldi pubblici per questo invece che per grandi opere, ma poi queste persone che non lavorano e hanno magari un aiuto sociale nel frattempo possono rendersi benissimo utili per dare una mano nei comuni che non ce la fanno più a fare tutta una serie di piccoli lavori, potrebbero essere implementati con del volontariato di persone temporaneamente in mancanza di lavoro, per prendere due piccioni con una fava e per dare una dignità a queste persone nel momento in cui hanno un aiuto sociale. Mi pare che siano disposte a dare esse stesse un aiuto alla società che le ha aiutate. L'agricoltura, dà enormi possibilità di lavoro. Basta pensare a tutti i boschi non sfruttati, al fatto che in valle compriamo i pellet, compriamo la legna per i travi dei tetti, compriamo tutto e siamo pieni di boschi e di verde non sfruttati. Abbiamo terreni incolti, bisogna che la politica porti avanti degli aiuti per i consorzi di miglioramento fondiario, per i privati che vogliono migliorare i terreni, per fare opere di adduzione di acque affinché questi terreni possano essere lavorati, e abbiamo bisogno in agricoltura anche di finanziamenti e, come negli altri settori, di un maggiore accesso al credito. Parlando di agricoltura dirò anche che è molto importante svincolare le associazioni tipo l'ARER e altre che abbiamo dalla politica. Se la politica le opprime non saranno mai propositive, ognuno dal basso può dare il suo contributo per risolvere i suoi problemi. In agricoltura e in allevamento in particolare dobbiamo riorganizzare la filiera del latte, è impossibile che vendiamo il latte a prezzi che sono rimasti fermi a 30 anni fa con tutti gli altri aumenti che abbiamo ricevuto. Bisogna riorganizzare questa filiera dal basso tutti insieme e essere propositivi verso la politica. Per fare questo non bisogna svuotare l'assessorato come è stato in questi anni. L'assessorato ormai è un assessorato senza portafoglio. Lo dimostra il fatto che non abbiamo più già da 2 o 3 anni la coda del martedì dall'assessore. Nessuno va più a cercare niente. L'assessorato è stato svuotato da questa amministrazione che ha governato male. Ci proponiamo di governare diversamente, di mettere finanziamenti nel mondo del lavoro, non solo agricoltura, ma nell'artigianato, nel commercio, nell'industria, in tutte quelle attività che possono dare e creare lavoro, altrimenti la Valle d'Aosta morirà. Quindi andiamo, votiamo giusto, votiamo per un cambiamento, siamo qui per cambiare il modo di governare. Invito tutti a votare questa lista, a votare anche noi indipendenti, a votarmi, votate almeno una donna, è una lista che ha anche molte donne al suo interno, tutte brave, in gambissima e che si impegnano molto. Votate a sinistra perché la sinistra è vicino alla società e fa suoi tutti questi principi.